Ciao a tutti, andiamo a vedere insieme questi auricolari neri in-ear marcati Gamurri. Gli auricolari, come potete vedere, arrivano all'interno di questa custodia semirigida con cerniera. Potete vedere la scritta dell'azienda incisa sulla parte davanti. Andiamo ad aprirla. L'interno è in stoffa, abbiamo anche una taschina in rete, in tela, per mettere all'interno eventuali oggetti. Ed ecco le nostre cuffiette all'interno di un sacchettino di plastica, le togliamo al volo. Eccole qua. Come potete vedere hanno un cavo che risulta essere intrecciato. Magari vado a fare uno zoom così che si veda meglio. Come vedete, questo cavo è intrecciato, quindi abbiamo un cavo intrecciato e a sua volta all'esterno è presente uno strato di plastica trasparente. Possiamo vedere poi il cavo jack da 3,5 mm, eccolo. E poi abbiamo il controller e le parti che poi si vanno a posizionare nella cavità uditiva. Il cavo jack ha la scritta dell'azienda in bianco, mentre il controller, andandolo ad analizzare un po' da vicino, vede il foro del microfono, il tasto per rispondere alle chiamate e mettere in pausa la traccia musicale, una cosa innovativa, ovvero la prima volta che la noto, è che il tasto del volume si alza non andando a premere, ma andando semplicemente a scorrere questo tasto verso l'alto e verso il basso. Verso il basso si aumenta, verso l'alto si diminuisce il volume, quindi una cosa innovativa che richiama un po' i mixer delle radio, insomma, per alzare il volume. Le cuffie invece, le parti che si vanno a posizionare all'interno della cavità uditiva richiamano invece le cuffiette AirPods marcate Apple. Come vedete ci sono i due altoparlanti e devo dire che poi nella fase di test sono rimasto colpito per la qualità dei bassi e degli alti, che devo dire mi è sembrata davvero buona per delle cuffie low cost come queste. E nonostante comunque i rumori esterni, la musica devo dire si riesce ad ascoltare bene. Oltre alla qualità audio, altre cose che mi sono piaciute sono ovviamente il cavo intrecciato, che non è usuale e sembra essere anche abbastanza resistente, e la possibilità di aumentare e diminuire il volume non andando a cliccare, bensì spostare in alto e in basso il tasto. Il peso comunque di queste cuffie è veramente leggero, si aggira intorno ai 20 grammi, la lunghezza è di 1,22 m circa, la sono andata a misurare prima, e sono compatibili poi con quasi tutti i device, tra cui iPhone, iPod, iPad, lettori MP3, Samsung Galaxy. Io comunque l'ho testato su il mio Lenovo Moto G4, ma anche il mio computer MacBook Air, e devo dire che hanno funzionato senza problemi. Per concludere, per quanto riguarda il suono in entrata e in uscita durante una chiamata, non ho trovato punti di debolezza.